Fano non c'è solo il carnevale ad affondare le sue origini sin nella notte dei tempi. C'è anche un'altra manifestazione, di altro genere e di altra natura, che esisteva sin dai tempi della Signoria dei Malatesta. È la fiera di San Bartolomeo, di cui si trova traccia in un bando in data 8 aprile 1457, con cui veniva indetta una fiera della durata di 15 giorni, sempre nel mese di agosto. Di quel periodo è anche la nascita della tradizionale vendita delle cipolle. Nel 1500 poi venne fatto divieto a chiunque di fare incetta di cipolle nel territorio fanese prima della fiera, onde evitare fenomeni di speculazione. Oggi la fiera ha un sapore completamente diverso, anche se le cipolle e insomma le corone d'aglio sono ancora lì che fanno bella mostra sulle storiche bancarelle, ma il carattere popolare e festaiolo l'ha mantenuto. Lo testimonia l'edizione di quest'anno, che presenta molte novità. Oltre alla veste grafica nuova e totalmente assente gli anni passati, un notevole spazio troveranno anche i bambini che, oltre a lustrarsi gli occhi sulle bancarelle dei giocattoli, potranno fare i capricci per salire sui gonfiabili di tiro e molla e diventare loro stessi dei provetti commercianti con la Fiera Franca. Sotto la tenso struttura della Sassonia, i più piccoli avranno riservato uno spazio espositivo in cui scambiare e barattare giochi, libri, fumetti e oggettistica varia, assieme ai 230 espositori ufficiali che per 3 giorni occuperanno il lungomare della Sassonia di Fano. Alla Fiera dell'Est.